Conte ha detto che nessuno del Movimento 5 Stelle andrà in Rai se chiamato come ospite, e io ho chiesto: ma veramente nessuno, neanche il ministro Di Maio? Lui mi ha rimproverata, però mi ha rassicurato. Nessuno. Conferma Buffagni? Nessuno andrà nei programmi Rai, come indicato sì. Da Conte. Bene. La seconda cosa che le chiedo, ovviamente abbiamo fatto presente all'onorevole Buffagni che questa cosa suona un po' curiosa, perché tu stai rimproverando la Rai di non averti invitato al banchetto, ma dice Buffagni no, è proprio che se lo devi fare poi devi confrontarti anche col primo partito al momento in Parlamento, corretto Buffagni? Diciamo di sì. Impostata così. Va bene. È una sintesi, però è così. L'ultima cosa che le chiedo, e passo la parola a De Angelis che voleva farle ancora una domanda. L'ultima cosa che le chiedo è: leggo da diversi giornali, da diversi quotidiani, che sarebbe partita una telefonata di Conte all'indirizzo di Draghi per lamentarsi di questa cosa. Lei me lo sa confermare? Dai, dottoressa, non mi ricordo le mie di chiamate, figurati se so quelle degli altri. Spero, sicuramente, immagino il Presidente abbia un rapporto col Presidente del Consiglio, visto che Conte rappresenta la prima forza politica che sostiene Draghi, e questo fa bene a ricordarlo ogni volta, fine. Poi e Alessandro? Non ho l'agenda di Conte, soprattutto l'agenda delle chiamate. Ma dopo il caso Fedez, lo trattammo anche in questa trasmissione, ci fu un coro dei partiti che scoprirono che la RAI era lottizzata e dissero bisogna fare una riforma della RAI, su cui era maggio, siamo a dicembre praticamente, e ci sono 3 disegni di legge in commissione al Senato, uno del Partito Democratico, uno dei 5 Stelle e uno di Gasparri, che i danni già li fece con la Gasparri, di cui questa riforma voluta da Renzi aumenta invece il potere dei partiti sulla RAI. Ecco, il problema è che... Ma no, poi la risata di Buffagni è contagiosa, devo dire, però detto questo... Il problema è che a maggio... No, è la descrizione su Gasparri che mi trova d'accordo. No, il problema però qual è la parte successiva del ragionamento? È che sempre là stanno quei 3 disegni. Adesso ci sono le nomine e come allora su Fedez tutti i partiti, cioè i 5 Stelle dicono bisogna fare la riforma della RAI. Non è che, dov'è che non torna il ragionamento di Buffagni, ripeto, pur essendo un ottimo professionista che difende l'indifendibile, è che in questi 6 mesi non ce n'è stato uno che ha detto per noi è una questione di principio questa riforma della RAI, questo disegno di legge o morte. No, hai avuto invece quelli impegnati a trattare le nomine, poi rimasti a bocca asciutta si arrabbiano. Faccio altresì presente che su queste nomine dentro i 5 Stelle c'è stato il sostanziale via libera di Di Maio, quindi anche queste nomine della RAI sono un ennesimo capitolo, diciamo, della tensione interna ai 5 Stelle. Aggiungo e do la parola a Buffagni prima di salutarlo, che c'è posta da parte di un amico strettissimo di Buffagni, che è il governatore Vincenzo De Luca, so che Buffagni ci tiene, il quale dice testuale, Buffagni, i 5 Stelle dicevano di essere contro la lottizzazione, potremmo dire quantum mutatus habillo. Quante promesse erano state fatte ed anche quante bestialità erano state dette, come quella dell'uno vale uno. Prego Buffagni. A bestialità De Luca non lo batto di certo, quindi lascio a lui il primato e quindi ognuno ubi maior. Di Maio lo lascerei fuori da questa bagarre, che sta facendo un grande lavoro come ministro, vedendo anche che viene minacciato, diciamo, dai terroristi internazionali. Su De Angelis dico una cosa, giusto, ci sono le proposte di legge in Parlamento, nessuno si è stracciato le vesti, anche perché io vorrei ricordare che stiamo passando un momento in cui la priorità è dare risposte ai cittadini, dare risposte a chi non fatica ad arrivare a fine mese, dare risposte sul problema del coronavirus, e quindi anche una questione di priorità. La Commissione Vigilanza deve discutere benissimo, ma il Parlamento, come lei sa bene, è impegnato in mettere soldi a disposizione dell'economia, delle imprese, per il lavoro, quindi è una questione di priorità. Poi io ora vi saluto, non voglio sembrare maleducato, perché ho un impegno, e quando vuole ci vediamo volentieri. La invitiamo in studio così torna a trovarci, raccontate grazie. Anche
con trasparenza. Grazie davvero, buon lavoro grazie a tutti, sempre. Arrivederci, grazie. Salute.